Ciao ragazze, allora questo è un video ultra veloce su un argomento che mi avete richiesto in tante. Allora, è semplicemente la cura dei capelli. Allora, voi vedete i miei capelli sono così, perché sono così? Sono così perché sono mesciati, quindi comunque ho i colpi di sole. Il mio colore naturale è questo qua, quindi è un biondo scuro, vedete? E questo è l'effetto che fanno i colpi di sole sui miei capelli. Allora, iniziamo col dire che io ho lavorato in un salone per acconciature per 3 mesi, quando ero un pochino più piccola, quindi qualche anno fa, un paio di anni fa, e, per le vacanze d'estate, perché volevo fare un lavoretto per comprare il motorino e quindi ho lavorato. E, allora, per 3 mesi. In questi 3 mesi ho imparato ovviamente le basi ovviamente per la cura dei capelli. Allora, iniziamo col dire cosa utilizzo io. Allora, sinceramente non ho dei prodotti prediletti, tranne alcuni che vi dirò dopo. Io iniziamo a descrivere il mio capello. Io ho i capelli molto molto sottili e sono molto 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 indisciplinati, oserei dire. Perché? Perché i miei capelli sono stecchiti, diciamo. Cioè, i miei sono difficilissimi da far diventare mossi. Cioè, nemmeno col ferro, quindi quello tondo praticamente, vi mettete il ferro lì, riesco a farli rimanere così per un po'. Ad esempio, lo posso fare per un'ora, mi ci rimangono già dalle 2 ore inizio giù. Anche con gel, lacca, di tutto. Pensate che io per la mia comunione, o cresima, non me lo ricordo, volevo i capelli mossi. Feci ben 5 prove dalla parrucchiera e non c'era modo di farmi rimanere i capelli mossi per più di un'ora e mezzo, due. Proprio assolutamente, non c'era assolutamente, perché i miei capelli tornavano giù. E devo dire che io ho provato anche a fare la permanente, l'ho fatta per un periodo. Mi piacevano, però poi io ho smesso perché tanto mi ero stufata e fortunatamente adesso è passato l'effetto della permanente sui miei capelli perché ovviamente li rovina in maniera esorbitante, come anche i colpi di sole, tutto rovina i capelli, ragazze, non c'è niente che non li rovina e niente, adesso li ho diciamo naturali tranne per il fatto che sono colorati perché sono appunto con i colpi di sole. Allora, cosa utilizzo in questo periodo? Io utilizzo questo shampoo doccia. Allora, iniziamo col dire che io non prediligo molto gli shampoo e doccia perché ovviamente, come tutti i shampoo doccia, non sono fatti appositamente per i capelli, ma sono sia per il corpo che per i capelli, quindi vuol dire che cioè, non hanno delle proprietà proprio eccezionali solo per i capelli, giusto? Però questo shampoo doccia qui io lo adoro. Come vedete, guardate, l'ho già a questo livello qui e l'ho utilizzato tipo non so quanto, 3 settimane, nemmeno. No, no, che 3 settimane, di meno, di meno. Molto di meno. E mi piace tantissimo perché lascia profumati i capelli, cosa che moltissimi shampoo non fanno, a meno che voi non li lasciate in posa, che allora ovviamente prendono l'odore, ma questo qui basta fare uno shampoo e vi rimane un odore sui capelli celestiale, veramente. E mi piace davvero tanto questo qua, per i miei capelli ovviamente. Però io non ho dei particolari problemi per i miei capelli, semmai possono tendere lievemente al secco. Però insomma mi accontento assolutamente. Vi faccio vedere un prodotto che ho da poco e che è eccezionale per me, ed è questo qua. Allora adesso vi spiego cos'è. Praticamente è cheratina liquida, diciamo. Allora, questo si compra soltanto dai parrucchieri, perlomeno al mio salone di acconciature c'è. Costa sui 5 euro, mi sembra. Ed è praticamente questa boccettina. Ci trovate dentro un tappino piccolino, ora non lo trovo comunque, un tappino piccolino che dovete rompere e far cadere dentro proprio le palline di cheratina e poi mescolare. Vi trovate questa boccettina che vi dura per circa 3 dosi, quindi 3 volte, e le dovete mettere sui capelli umidi, quindi bagnati, prima di fare asciugare.
Allora, questa qui è pura energia per i capelli praticamente. Io uso spesso abbastanza, insomma, quando esco tipo il sabato così uso la piastra. Quindi, poverini, i miei capelli un pochino ne risentono. Però vi assicuro che questa cosa qui è veramente eccezionale, veramente. Non la uso sempre, però vi assicuro che per quelle poche volte vi sentite proprio i capelli rigenerati, veramente, fidatevi. Se volete sapere la piastra che utilizzo io, è questa qua, è della Remington, che è la marca migliore per le piastre in assoluto. È molto larga, guardate, è veramente molto larga. Quello per sistemare la temperatura della piastra, che non metto mai al massimo, perché assolutamente già fa male per conto suo. Poi se mettete la temperatura al massimo, inizia ad essere una cosa un po' veramente, veramente da ammazzare i capelli, ecco. Allora, io cosa vi consiglio? Vi consiglio di non utilizzare spesso la piastra, perché veramente i capelli ne soffrono tantissimo. Attenzione alle maschere che trovate magari ai supermercati, ai balsami o cose del genere, perché tantissime contengono siliconi. E comunque i siliconi danno soltanto un'impressione falsa di avere i capelli perfetti, mentre in realtà non è così, è soltanto una patina praticamente che riveste l'esterno del capello per poco, per poi andarsene, e comunque non fa assolutamente bene al capello, anzi, o lo mantiene alla sua cosa naturale, nel senso che non fa né caldo né freddo, oppure addirittura può rovinarli perché il silicone penetra nelle fibre del capello e dopo sono capperi amari. Vi dico che per la mia esperienza ci sono tanti prodotti che fanno venire doppie punte, quindi attenzione veramente, perché insomma sì, risparmiare è buono, nel senso che ne so, io l'ho pagato pochissimo questo shampoo qui, però mi ci sto trovando bene, ad esempio, però cerco di ovviare magari a uno shampoo che costa poco con un po' di nutrimento dopo lo shampoo, ecco. E basta, questo è quello che faccio io ai miei capelli. Vi dico soltanto questo: vi prendete cura della vostra pelle, non vi dimenticate di prendervi cura dei capelli, perché anche loro hanno bisogno di un pochino di nutrimento, di attenzione, ecco. So che vi piacciono magari i capelli lunghi, ragazze, anche io adoro i capelli lunghi, infatti me li sto cercando di fare crescere, però mi raccomando, ogni tanto una sforbiciatina, solo, anche soltanto per togliere le doppie punte, magari fa sempre bene, mi raccomando, perché anche i vostri capelli, poverini, vogliono un pochino di riscatto. E niente ragazze, me l'avevate chiesto in tante, quindi io l'ho fatto, cioè non so se può essere utile a qualcuno, però vabbè, io vi ho detto semplicemente quello che faccio io ai miei capelli. E niente, ragazze. Non so che dirvi. Penso di aver detto tutto. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo che è aperto sul mio forum. Sono aperti è aperto il topic dove potete scrivere praticamente le vostre proposte. Per i trucchi che volete che io faccia, ne accetterò 15. Arrivate alle 15, apro il sondaggio e voi votate il trucco che vi piace di più, e quello che vince io lo realizzo. Quindi ci sono ancora, mi sembra, 8 posti liberi per le proposte. Quindi affrettatevi, vi la metto il link qui. Ok? E vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione grossissima a tutte, grazie a tutte le nuove iscritte, benvenutissime, e grazie di cuore a tutte le veterane che sono lì da tanto tempo, grazie a quelle intermedie, grazie a tutti, insomma. Quindi niente, ci vediamo prestissimo e vi saluto tutte e tutte. Ciao! E praticamente non mi viene una parola.